Allora ragazzi, è un periodo che l'UFC mi sta facendo annoiare di brutto e comunicandovelo a voi nelle stories mi avete dato un ottimo spunto per fare un video interessante, ovvero cosa cambierei io dell'UFC, cioè del tipo fossi io il pelato che guida la macchina sportiva delle arti marziali miste, cosa cambierei per ravvivare la promotion? Allora, premesso che l'UFC comunque sia non è che va malissimo, anzi sta continuando a crescere, però comunque sia si possono fare un sacco di migliorie, partendo sicuramente dai criteri di valutazione, dove nessuno ci ha capito nulla di come funzionano, lasciano spazio ad un mare di interpretazioni e chi dice il contrario vuole solo fingersi colto. Per quanto mi riguarda serve un punteggio matematico che chiarisca quanto vale un takedown, quanto vale la dominanza a terra e quanto valgono i tentativi di sottomissione, che sono azioni determinanti in un match quasi quanto un knockdown. Fosse per me rivoluzionerei tutto, quindi non mi metto a cervellarmi a fare calcoli matematici, ma farei in sostanza un punteggio più flessibile per permettere di valorizzare al meglio gli aspetti di ogni fase del combattimento, diminuendo quindi l'interpretabilità dei giudizi a pro di un maggiore rispetto delle statistiche. Altra cosa che sicuramente andrei a cambiare sono le narrazioni sui fighter, cioè ragazzi, i trash talker e le lacrime strappastorie oramai hanno stancato, il pubblico si è assuefatto, la maggior parte di quelli che offendono fanno discorsi motivazionali in stile crescita personale, finiscono poi sminchiati nel giro di qualche incontro e fanno solo grosse figure in merda. Serve qualcuno di più genuino, dobbiamo uscire dai format preimpostati, i giornalisti devono smettere di fare i promotori e fare sempre le stesse domande che poi vanno a fare quelle scaramucce lì che oramai ci hanno stancato. Il pubblico è maturo, è consapevole e la risetta televisiva o la lacrimuccia ormai non bastano più. Per quanto riguarda le paghe va benissimo così ragazzi, disuguaglianza sociale nascosta dalla confortevole bugia che tutti hanno la possibilità di diventare milionari. Non è vero ed è solo una speranza perché al massimo l'1% o 2% ci riuscirà, ma tanto basta per spremere e pretendere il massimo da ogni fighter che voglia far parte della promotion più prestigiosa al mondo. È triste e squallido raga, ma funziona tutto così, quindi se fossi il boss mi preoccuperei solamente di far rimanere tutto come tale, garantendomi però il consenso dei più grandi, perché alla fine ragazzi i casini con John Jones e con Francis Ngannou si potevano evitare dando larghe paghe e facendoli stare buoni, ma solo a loro ragazzi, solo ai più grandi, tutto il resto va benissimo così, se ragiono dalla parte di Dana White, ripeto. Ed infine la cosa nettamente più importante che cambierei totalmente è il sistema legato alla classifica. I ranking non sono altro che l'unico metodo che la promotion ha per imporre la sua priorità contrapponendosi alla volontà dei fighter e del pubblico, ma non c'è niente di scientifico o matematico in tutto questo. Non è un campionato, non è una classifica a punteggi, sono un mix di risultati, clamore ed opinioni giornalistiche che definiscono lo status di un fighter in quel determinato periodo storico. Ciò non permette una comprensione lineare, si è visto fighter arrivare alla title shot con una manciata di incontri e campionissimi liquidati senza manco un rematch dopo sconfitte sul filo del rasoio. Quindi per un fan è difficile capire cosa succederà dopo, quando dovrà riconnettersi su questo sport per rivedere il proprio fighter preferito o contro chi combatterà e per cosa combatterà il suo fighter preferito la prossima volta. Roba che negli altri sport, anche individuali, non succede, perché calcio, MotoGP, tennis, eccetera, 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 hanno tutto calendarizzato. E questo è un grosso svantaggio sulla fidelizzazione del pubblico, perché più che seguire uno sport, assiste a degli eventi. Tant'è che il grosso dell'attenzione del pubblico, in assenza di grossi eventi, pur di non cagare lo sport vero e proprio, si riversa sulle notizie relative alle trattative o le scaramucce dei grandi nomi e quindi alla costruzione dell'evento stesso. Per evitare tutto ciò va data una logica alle competizioni e per quanto mi riguarda farei una roba veramente figa, ovvero ridurre i ranking ad una super elite dei top 5 che durante l'anno si scontrano tra di loro per il titolo e tutto il resto torneo. I due finalisti del torneo accedono alla top 5, il vincitore si prende una title shot, il perdente è il quinto posto e a fine dell'anno chi dei 5 fighter ha subito più sconfitte lascia spazio ai due nuovi fighter del torneo successivo e così via per secoli dei secoli. In questo modo almeno si può tentare di calendarizzare i match con un anno di preavviso, dando al pubblico quella parvenza di continuità sportiva e soprattutto si dà molto molto più prestigio al campione in carica e quindi diventa tutto più avvincente. Queste quindi sono le cose principali che mi piacerebbe modificare così su due piedi per quanto riguarda l'UFC, fatemi sapere le vostre nei commenti, un saluto a Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA,
yeah.